Ora, serena patrone, catechista e corista della parrocchia di Sant'Onofrio Anacoreta, a nome dell'intera comunità ecclesiale, eleverà la preghiera corale alla Beata Vergine Maria, mentre un'altra ragazza, referente del gruppo Giovanissime e Giovani, deporrà dinanzi alla venerata icona della Madonna delle Grazie un omaggio floreale. Caro Don Leo, a nome dei fedeli della parrocchia, vogliamo esprimere la nostra gioia di condividere con te, con i frati cappuccini, con i pellegrini e con i fratelli e le sorelle sangiovannesi questo momento di preghiera. Il privilegio di essere qui, dinanzi a questa venerata icona, al cui cospetto intere generazioni hanno levato le loro suppliche, ottenendo dalla Madre di Misericordia grazie e favori celesti, ci sprona a rinnovare la nostra filiale fiducia in Lei e a presentarle i bisogni di ciascuno di noi, delle nostre famiglie, della parrocchia, ma anche di un'umanità che sembra sempre più fragile di fronte alle tentazioni di vivere come se Dio non esistesse. A Lei, in particolare, vogliamo affidare il dramma di una donna che a pochi chilometri della nostra città è rimasta ferita e ha visto morire sotto i propri occhi la figlia sedicenne che cercava di salvarla dalla mano omicida del padre. Affidiamo alla misericordia del Signore, per intercessione della sua pietosa madre, l'anima di questa adolescente. Imploriamo la divina protezione per il suo fratellino di 5 anni, provvidenzialmente scampato alla furia violente del genitore. E per questo osiamo sperare che possa rendersi conto del male compiuto, espiando la sua colpa. Con tali intenzioni, ora, a nome di tutta la comunità ecclesiale di Sant'Onofrio Anacoreta, rivolgo la comune preghiera alla Beata Vergine delle Grazie, prima di iniziare la recita del Santo Rosario. Invito tutti a recitare con me la supplica a Maria Santissima delle Grazie. Gioisci, piena di grazia, il Signore è con te. Tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo creatore e Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria, cammina accanto ai nostri giovani, perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati, piena di grazia, e corri verso noi, tu che non hai considerato un tesoro geloso il Creatore e Signore che portavi nel grembo. Sei divenuta messaggera della pace, che attendiamo nel tuo Figlio Gesù. Benedetto il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In lui troviamo casa, con lui ritroviamo il senso. Vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria. Mostrati madre per i nostri giovani, perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria, il nostro cuore ti attende. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.